giorno per domenica gol Interforze Città di Maira e il nostro amico Tony Lio, tecnico della Prosper. Sicuramente Alessio Marchese quest'anno oggi ha fatto delle grandi parate, interventi decisivi. Peccato perché stavamo soffrendo, però stavamo riuscendo a tenere bene dietro. Soprattutto il secondo tempo eravamo entrati in campo con un altro appiglio e la partita si era messa, diciamo, in equilibrio. Peccato perché poi regalare a una squadra forte come il Praia oggi, regalare un rigore in quel modo netto, sinceramente un po' mi fa male. Però sapevamo che venivamo qua oggi a incontrare una squadra che soprattutto in casa fanno della loro forza l'aggressività, ottimi giocatori dove hanno numeri e una squadra ben messa in campo. Però stavamo riuscendo a portare a casa questo pareggio, però poi purtroppo alla fine questo rigore che gli abbiamo regalato un po' brucia. Con noi anche Giampaolo Gentile, tecnico del Praia Tortora. Giampaolo, una partita dove il Praia praticamente ha nettamente meritato di vincere, credo, anzi se non fosse stato il portiere Marchese che ha parlato almeno 6 palle gol nette, ci parlerebbe di un altro passivo per la Promosport. Sì, diciamo di sì, l'abbiamo strameritato probabilmente, però dobbiamo essere più bravi a concretizzare quello che creiamo. Sì, il portiere è stato bravo, però pure noi in qualche situazione abbiamo peccato un pochettino sotto porta. E sono partite poi che se non le chiudi fino all'ultimo le tieni aperte, un rimbalzo, una palla lunga, anche se il nostro portiere non ha fatto mai nessuna parata, però noi siamo partiti per quello. Siamo una squadra che l'anno scorso faceva la prima categoria, ne abbiamo cambiato gran parte dei giocatori dell'anno scorso, sono molti giovani che negli ultimi anni hanno militato nelle categorie inferiori, ma non per demeriti, per problemi di lavoro e di altre cose. Sì. Stiamo lavorando bene, mo ci teniamo la vetta perché oggi siamo primi in classifica, però non posso dire dove possiamo arrivare, dove il campo dirà che meritiamo di arrivare, diciamo. Per noi anche Marchese Alessio. Noi abbiamo dato quello che potevamo, sicuramente possiamo fare meglio e avremo modo di rifarci. La prestazione è stata sottotono. Io penso che la nostra squadra sia in grado di poter confrontarsi con chiunque e ci rifaremo. Allora, noi Petrone Angelo, ex anche Promosport, diciamo cosa dell'ex. Oggi abbiamo fatto forse una delle migliori partite. Siamo entrati in gambo molto determinati, abbiamo avuto tantissime palle gol, come ha detto lei, Marchese ha fatto gli straordinari, però ripeto, è stata una partita molto, molto corretta, avevamo tantissima voglia di portare a casa il risultato pieno e ci siamo riusciti.